Allora, buonasera a tutti. Questo è Marco che si era detto che si deve via una 04 perché se l'è piata il presidente. È però rossa. Rossa, hai ragione, noi abbiamo preso tutte bionde. Abbiamo preso tutto bionde. Allora, raccontiamo un po' quello che è successo oggi, che è successo l'ira di Dio. Sostanzialmente noi che ci siamo tanto preoccupati della sede, stava zompando la sede, perché nel palazzo della sede hanno fatto una riparazione, solo che hanno pensato bene di scassare le guarnizioni del contatore di un tubo del gas. E quindi veramente ce ne siamo fuiuti da dentro alla sede, a un certo punto una puzza di gas mai visti. E quindi insomma è successo un po' di tutto. No, ma i rischi era serio. Che è un appartamento a campo, abbiamo forato il tubo del gas. Hanno forato il tubo, proprio hanno forato il tubo del contatore, cioè proprio alla Totò. Alla Totò, sì, quando sì. Quando facevo il film che i Mariuoli con il trapano, Allora, caro nostro amico Cielo, come vanno le cose? Caro? Potrebbero andare sempre meglio. Fai vedere. Vogliamo fare l'abbraccio di ferro? No? Pochissimo per dire. Infatti, è questo volevo dire. Certo. È stato il più illuminato della tua epoca. All'epoca diciamo che era un po' come voi in alcuni settori, ma se la venivo di va a perdere qualche inventore la faccio, qualche scoperta la faccio. Uno di questi era Davide, il quale era un ricco nobile inglese, e da pur ricco e nobile ci facevo pure papà per le lezioni, lui vendeva i biglietti per le lezioni. E che il povero padre, che era incuriosito perché lui alla fine fare le faceva un garzone di tipografo, continuava a leggere queste monografie, volle andare e un signore gli lasciò i due biglietti nel libro per andare a sentire le lezioni di Davide. Andò, credo abbia ascoltato l'ultima lezione di Davide, parlando di gente, adesso chiuso, mi dici un anno sabbatico perché me ne vado in Europa. Però nel frattempo l'aveva lasciato il cameriere, lui ci voleva più andare a fare il cameriere. E quindi fare, perché lui c'era l'esposizione universale di Parigi in quel periodo. Era venuto. E per cui Faraday conobbe David, conobbe Ampè, e nacque veramente un verso David. La moglie di David si arrabbiò, dice tu si muta a fuga venire a mio marito, poi mi sta a fuoco. Nacque una grande apprezzo di queste cose scientifiche. Qualche giorno fa ho sentito a Rai Storia che i tedeschi avevano inventato un motore che, messo in sottomarino, era in grado di far camminare il sottomarino senza mai emergere in superficie, dove riuscivano a utilizzare anche i gas di scarico del motore, perché il motore praticamente funzionava, era un diesel praticamente, e riusciva a funzionare sia sott'acqua che ovviamente in superficie. Bene. Generando sia una cosa che l'altra. Ero curioso di sentire come andasse a finire la storia, ma non hanno detto poi concretamente in che cosa consisteva la faccenda. Ah, peccato, che peccato. Si può vedere su replay, vedere sì. La replay. Allora nel frattempo inquadriamo anche. Buonasera Claudio. Ciao. E il nostro professore, grande professore Giuseppe. Qualcuno mi inquadra pure a me? Certo. Scusa Giuseppe. Allora, io ho una gran fame stasera. Mi sono preso una margherita e una bella birra 04 per Mario, era pure a me, rigorosamente bionda alla stile. Perché hai preso 04? Perché il presidente si è pigliato 04. Bravo. Ma io vorrei sapere però perché di tutte le birre 04 che abbiamo chiesto, diciamo no, è stata portata solamente a lui la birra lì, perché? Ma stanno scolorendo. La devono scolorire, però. È giusto. Questa è la mia 04. Ecco qua, 04. È arrivata pure a me la 04, beh. E così ce ne andiamo cantando stasera.
prima ho raccontato, qualcuno mi hanno chiesto, Michele mi ha chiesto, ma tu hai mai usato un drone, hai mai fatto riprese con un drone? Il problema è che io le ho fatte le riprese con un drone, ma ne ho scassati due. Li ho, inchiommati contro un muro, bah! L'importante è che non si sia fatto male nessuno. Sì, si è fatto male solo portafoglio mio. Comunque, insomma, non si è fatto male nessuno. Ok. Bella birra. Ragazzi, facciamoci gli auguri. Allora, auguri, buone vacanze. Auguri a tutti, buone vacanze. Ci rivedremo il 5 settembre. Ok. Primo mercoledì utile di settembre. Auguri. Buone vacanze a tutti, soci, amici, simpatizzanti, presenti, assenti, auguri indiscriminatamente. Utilizzando tutti i conti operativi. Va bene, dopo vi facciamo vedere anche la pizza che ci mangiamo. Come può funzionare? Grazie, che funziona? C'è una condizione particolare per funzionare. Così non ti sincronizza, non può funzionare. Tu immagina uno shift così stretto che 3 anni fa, 4 anni fa l'inventato. Scusa Michele. Quando entri nel meccanismo, cioè noi riusciamo a vedere una variazione di pochi hertz. Perché? Perché riusciamo a sincronizzare l'apparato su un campione di frequenza stabile. Quindi Michele, perdonami, quindi in FT8 è importante avere l'apparato con un clock molto stabile. Ma in realtà il clock non lo dà il computer. Ah, lo dà il computer. Ah, ecco. Ma non potresti mai avere un clock così preciso da un apparato. E oggi il Windows 10 già si va a sincronizzare. Ah, perfetto, ho capito. E quindi quello ha permesso di poter apprezzare certe variazioni di frequenza di segnale. Ma immaginate, cioè, fino a qualche anno fa addirittura gli UHF dovevano avere una deviazione maggiore perché non si riusciva a apprezzare la frequenza di frequenza. Quindi... Cari amici spettatori, scusate ma mangia birra birra, saluti. Ciao. Dopo vi faccio vedere la pizza. Beh, l'immagine sarà un po' tremolante dopo. Inseriremo lo stabilizzatore. Lo stabilizzatore, sì. Di tensione o di corrente? Con un diodo zenith, che ci mettiamo? Di posizione. Ok, saluti, a dopo. Professore, professore, che pizza ha ordinato? Una margherita con le melanzane. Ah, fantastica, buon appetito. Grazie. Claudio, che pizza ha ordinato? Bianca con lo specchio. Bianca con lo specchio. Perfetto, col prosciutto crudo, perfetto. Allora, guardiamo la pizza del nostro caro amico Cirillo, una margherita. Ce la faccio usando la forchetta con un piccone. Allora, come l'attenuazione in funzione della frequenza è una curva quadratica, giusto? La progressione dell'attenuazione è un andamento quadratico. Ah, bene. Quindi in effetti è una retta inclinata ad un certo angolo. Ok, perfetto. C'è pure la caprese. Questa è la caprese del nostro amico, questa birra mannanza, non so niente. Mi punito. E quindi questa è la caprese. Ti risposto buono, sempre mortificazione. Allora, il prosciutto sulla pizza di Claudio è prosciutto crudo, perché giustamente Claudio ci ha tenuto a giustificare che se era cotto diventava cotto di nuovo. Grazie, questa è la mia margherita, grazie mille. Questa è la mia margherita, allora io vi saluto perché adesso... La diavola. Ah, c'è la diavola del presidente. La diavola del presidente. Il presidente non poteva essere che è una diavola. Allora, Michele aveva chiesto il filetto e gli è arrivata una caprese con provola. No, c'è stato uno scambio di pizze. E mi devo mettere in borsa perché domani mattina il diretto mi farà lavorare. Ah, ho capito. Buon appetito! Buon appetito!